Andiamo avanti e vediamo le altre notizie che arrivano. Dalla Sardegna, Luca Gabriele Deida è il nuovo prorettore vicario dell'Università di Sassari. La firma sul decreto di nomina è arrivata ieri dal rettore Massimo Carpinelli e Luca Gabriele Deida è un professore ordinario di economia del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali. Porto Torres, l'acqua è di nuovo potabile dopo 2 mesi. Una nota inviata dai collaboratori dell'ASL consente al comune di revocare l'ordinanza. Abbanoa, reti fatiscenti è quanto titola la nuova Sardegna. Appunto, alla conferma arriva dai laboratori dell'ASL di Sassari, che ha inoltrato lunedì 26 la nota al comune per consentire appunto la revoca dell'ordinanza di non potabilità in vigore da ben 2 mesi a Porto Torres. Alger.it, martedì l'aeroporto chiuso, quindi oggi a partire dalle 9 e al via il servizio per le navette per Olbia e l'aeroporto riaprirà il 6 novembre alle 19. La chiusura è stata disposta per eseguire lavori di rifacimento della pista programmata in base al meteo che non prevede piogge per quei 10 giorni. A Olbia, Olbia.it, se a Porto Torres è tornata la potabilità dell'acqua, a Olbia invece vera e propria emergenza, acqua gialla, qua Abanoa dice stiamo lavorando. Cronache nuoresi.it, la nuorese mostra i muscoli con l'ostia mare e si guadagna la vittoria. Arzachena, un incidente di percorso che è servito a crescere. Questo è lo sport. In primo piano lo sport che ritroviamo anche sul nostro illatv.it. Tamburello, le sarde in nazionale sono campionesse d'Europa. È una notizia che è arrivata domenica pomeriggio dai campi di Montpellier. Il commissario straordinario della ASL 7, Antonio Onnis, ha presentato il percorso di riorganizzazione del servizio di assistenza domiciliare, quanto accade nel Sulcis e quanto riporta la provincia del Sulcis Iglesiente. Una importante notizia della sanità. Cagliari Pad in primo piano dopo i vandali, la lezione di civiltà, il pianoforte pubblico torna alla stazione, poi il San Giovanni di Dio Arru, Casa della Salute e del Soccorso a partire dal 2016. Con questo è tutto. Thank you.